Tonel Bavec Cene, comandante della brigata Iva Gradnik, fa cenno ai suoi uomini di fermarsi. Sono arrivati al limite della foresta, pochi passi ancora e sarebbero avvistati dai marò del battaglione fulmine della decima Mass, asserragliati in una dozzina di bunker improvvisati ai margini del paese. Si sta facendo giorno. I partigiani preparano i mortai e aprono il fuoco, martellando le posizioni italiane per 2 ore. Forti di un vantaggio numerico di 3-1, i partigiani ora attaccano. Alcune postazioni cadono, ma subito dopo il fulmine contrattacca e le riconquista. I feroci combattimenti proseguono per ore. È un bagno di sangue da ambo le parti. Ma quando cala la sera, Tarnova è ancora italiana. Alla fine del 1944, il comando tedesco delle SS e della polizia dell'Ozark, Operation Zone Adriatische Küstenland, zona d'operazioni del litorale adriatico, agli ordini di Odilo Globocnik, di fronte al rafforzarsi del nono corpus partigiano jugoslavo a est e a nord di Gorizia, lancia un'operazione offensiva, nome in codice Adler Aktion, Operazione Aquila, con lo scopo di annientarlo. L'operazione viene condotta da truppe tedesche e reparti jugoslavi collaborazionisti, principalmente cetnici e domobranci. Ma un ruolo di primo piano è assegnato a reparti della decima Mass. All'operazione partecipano i battaglioni Sagittario, Barbarigo, Lupo, aliquote dei battaglioni NP nuotatori paracadutisti, i guastatori del Valanga, il genio del Freccia ed i gruppi d'artiglieria San Giorgio e da Giussano. L'operazione Adler si conclude il 21 dicembre 1944, ma senza i risultati sperati, poiché le truppe partigiane riescono a sganciarsi in buona parte, subendo poche perdite. Questo porta il comando SS e polizia dell'Ozark, responsabile dell'operazione, a disporre truppe italiane in una serie di presidi sul Carso e sull'altopiano della Bainsizza per controllare le vie d'accesso a Gorizia. È una strategia che tuttavia espone i reparti all'accerchiamento da parte di forze preponderanti, come accadde al battaglione Sagittario a Chiapovano, salvato poi dall'intervento del battaglione NP. I battaglioni della decima si vedono quindi coinvolti in una lotta feroce in una condizione di inferiorità in uomini e armamento. L'abitato di Tarnova, pressoché spopolato, si trova in posizione strategica nella selva, poiché domina la strada statale 307 Gorizia-Aidussina, che era una delle dirette arterie di traffico verso il capoluogo carsico. Dopo pochi giorni, il battaglione Sagittario della decima flottiglia Mass, che si installa a Tarnova, è rilevato da aliquote del Valanga e da una batteria del San Giorgio, alle quali si aggiunge per breve periodo il Barbarigo. Durante i cicli operativi di questi reparti si colgono i primi indizi di una possibile controffensiva partigiana. Il 9 gennaio successivo, anche queste guarnigioni sono rilevate dal battaglione Fulmine, che prende posizione a presidio dell'abitato di Tarnova con una forza di 214 uomini. È articolato su 3 compagnie, delle quali la terza, Volontari di Francia, distaccata dal battaglione primo Longobardo, è formata da figli di italiani residenti in Francia e reclutati presso la base di Bordeaux Betasum. Tarnova è l'unica località della zona investita dall'operazione Adler ad essere ancora presidiata da truppe italo-tedesche. L'abitato di Tarnova della Selva viene fortificato dai fanti di Marina con la realizzazione di alcuni fortini con muretti a secco, tetti di lamiera, buche e filo spinato. Una cerchia più interna di difesa prevede alcune abitazioni civili anch'esse fortificate. Alcune mine antiuomo vengono utilizzate per realizzare radi campi minati. L'equipaggiamento del Fulmine comprende 17 fucili mitragliatori Breda modello 30, 4 mitragliatrici Breda modello 37, una mitragliera da 20 mm Oerlikon,
nonché due lanciabombe Brixia da 45 mm e quattro mortai Breda da 81 mm. Il fulmine dispone così le sue compagnie. La prima compagnia difende il settore nord dell'abitato, la seconda quello sud e la terza, volontari di Francia, quello occidentale. Il comando della guarnigione è affidato al tenente di vascello Elio Bini, in assenza del comandante Orru ferito. La difesa di Tarnova è stata definita dal generale Farotti una vera trappola per coloro che avrebbero dovuto presidiarle anziché un'efficiente posizione di resistenza. Nel suo libro Sotto tre bandiere descrive così la situazione. A presidiare Tarnova restò il più debole dei nostri reparti, il battaglione Fulmine, con gli organici ridotti ad un paio di striminzite compagnie fucilieri con pochissime armi automatiche di reparto e senza mortai da 81. Non so da chi sia stato commesso questo grave errore di valutazione. Certo è che fu pagato poi duramente proprio dall'incolpevole Fulmine. Se il dispositivo iniziale fosse rimasto imposto ancora qualche giorno, due battaglioni e una batteria da 75-13, l'attacco slavo avrebbe trovato ad accoglierlo forze adeguate e con un armamento tale da stroncarlo sul nascere e soprattutto, mantenendo il possesso della rotabile, si sarebbe potuto far affluire rinforzi e impedito l'accerchiamento e l'annientamento della guarnigione. Il nono corpus jugoslavo vuole eliminare il presidio posto in posizione strategica a dominare la piana goriziana e la valle del Vipacco e pertanto pone due unità a chiudere gli accessi all'altopiano con sbarramenti, dispiegamento di truppe e campi minati. L'unità incaricata dell'attacco è la 19ª Brigata Slovena di Liberazione Nazionale, Zrečko Kosovel. A supportarle c'è anche la divisione Garibaldi-Natisone, composta dalla 156esima Brigata Partigiana Bruno Buozzi e dalla 157esima Brigata Guido Picelli, formate da personale italiano. La 20esima Brigata Garibaldi-Triestina, formata anch'essa da personale italiano. La 31esima Divisione Jugoslava, composta dalla 3ª Snoub Ivan Gradnik, dal 20esimo battaglione e dalla 7ª Snoub Franz Precheren. La 31esima divisione ha il compito di sbarrare la strada fra Gorizia e Tarnova, attestandosi fra i monti San Gabriele, San Daniele e Montesanto, già teatro di aspre battaglie durante la Grande Guerra, ricche di trincee e ricoveri abbandonati, e il paese di Gargaro alle pendici sud dell'altopiano della Bainsizza. La 30esima divisione ha il compito di occupare la valle del Vipacco con la brigata Gregorčič e occupare l'altopiano della Bainsizza con la brigata Basoviška. La brigata Kosovel inizia la manovra d'approccio a Tarnova nel tardo pomeriggio del 18 gennaio, con una temperatura di 10 gradi sotto zero. A notte fonda giunge attorno a Tarnova. Alla mezzanotte le operazioni di posizionamento del dispositivo sono completate. Secondo il piano del comandante Tone Bavec-Cene, il primo battaglione deve attaccare in due colonne da nord-est dell'abitato, approfittando della migliore copertura offerta dai boschi, che si spingono fino a ridosso delle prime costruzioni di Tarnova. La prima colonna deve attaccare seguendo la strada proveniente dai casali Nenzi, una frazione dell'attuale Nova Gorica. La seconda, quella che scende da Rialzo, altra frazione di Tarnova. Il battaglione deve conquistare i bunker 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Le armi d'accompagnamento e il posto d'osservazione avanzato della brigata, insieme al comandante di divisione, si posizionano nella frazione di Volčić, a est del centro abitato di Tarnova. Il secondo battaglione deve attaccare da sud per conquistare i bunker 9, 10 e 11 e può così anche impedire eventuali tentativi di sganciamento italiani verso Gorizia. Il terzo battaglione rimane di riserva nei boschi a nord-ovest del paese. Solo un suo plotone entra subito in azione eliminando il bunker numero 1, costruito in posizione isolata. Il nono corpus è rinforzato grazie ad armi, munizioni, coperte, carburante, viveri, esplosivo, divise, medicinali, stazioni RT paracadutati dagli alleati nel corso dei giorni precedenti.
Gli attaccanti possono anche contare sulle informazioni passate occultamente da almeno un abitante di Tarnova. I primi movimenti dell'attacco partigiano a Tarnova iniziano a notte fonda del 19 gennaio 1945, verso le 4 del mattino. Lo scontro vero e proprio inizia con tiri di mortaio jugoslavi sulle posizioni italiane poco prima delle 6. Dopo due ore di fuoco e assalti, alcune postazioni del fulmine devono ripiegare. Ma alle ore 13 i partigiani, pur in vantaggio numerico di almeno 3 contro 1, non sono ancora riusciti a penetrare nel paese e devono subire un contrattacco che riporta agli italiani le posizioni perdute. Al termine della giornata, il conto delle perdite è pesante per gli attaccanti, i quali, nonostante la superiorità in uomini e mezzi, non sono riusciti a prevalere sui difensori. Si contano oltre 80 morti e 150 feriti, contro 12 marò italiani uccisi e 25 feriti. Per comunicare fra i vari capisaldi e cercare di riallacciare i rapporti con i comandi di Gorizia, i marò inviano delle staffette, che tuttavia sono tutte uccise o catturati dagli assedianti. Il clima gelido, che fa persino congelare l'olio lubrificante, impedisce ulteriori attacchi da parte jugoslava. Il giorno seguente l'attacco riprende con rinnovata violenza e un sistematico fuoco di mortai che ad uno demolisce i bunker italiani, in particolare quelli tenuti dai volontari di Francia. Secondo il giornalista Nino Arena, reduce della RSI, questi sono in gran parte uccisi o catturati e i prigionieri usati come scudi umani e in seguito fucilati presso San Basso. I superstiti si rinchiudono nell'osteria del paese, subendo pesanti perdite. I marò devono ripiegare all'interno dell'abitato, asserragliandosi in alcune abitazioni poste in posizione dominante. Lasciano sul campo 62 morti e 27 feriti, avendo inflitto al nemico una 70 di morti e oltre il doppio di feriti.